arrivata la prima sconfitta. È arrivata la prima sconfitta. Non ti sei detto arrabbiato finita la partita perché l'impegno c'era stato, però molte cose non ti sono piaciute, le hai messe con grande onestà. Sì, dobbiamo, la fortuna è che rigiochiamo subito e dobbiamo partire da quelle cose lì. Ieri quello che ho detto ai ragazzi è quello che ho detto a voi, cioè che sotto il punto di vista dell'impegno, ribadisco, non gli si può dire niente. Abbiamo fatto un passo indietro rispetto al voler creare la nostra identità. Abbiamo deciso che il campo era brutto e non si poteva giocare a pallone, e l'unica volta che abbiamo giocato a pallone siamo partiti dal portiere con una rimessa dal fondo, siamo andati a far gol. Non è assolutamente una coincidenza, e quindi noi dobbiamo ritrovare subito, già da domani, il palleggio, l'aver coraggio. Il coraggio è la cosa che mi preme di più. Ho sempre detto fin dal primo giorno che sono arrivato a Vicenza che mi piacciono i giocatori che fanno. Poi naturalmente gli errori che abbiamo fatto sono stati tanti, però non abbiamo deciso di non costruire dal basso. A un certo punto mi hanno detto che con Fente aveva fastidio a una gamba, e io ho detto è normale, avrà fatto 70 rinvii dal fondo. Noi non abbiamo costruito una squadra che deve avere una certa identità, l'identità del palleggio, l'identità del pressing, l'identità dell'agonismo che ha messo in campo anche. E quindi quello che ho detto ai ragazzi è questo, e bisogna ripartire da questo. Senti, per capire, tu ribadisci molto il concetto di umiltà e dopo la partita hai detto dobbiamo imparare ad essere umili. Mi fai un esempio pratico durante la partita con il Padova dove tu non li hai visti umili? Beh, basta vedere i palloni, i numerosi palloni che abbiamo perso facendo un tocco in più, facendo un colpo di tacco a metà campo, facendo un passaggio superficiale. Questo, sotto il punto di vista del temperamento, invece no, sotto il punto di vista del temperamento ci abbiamo dato. Quando dico una squadra umile, intendo, per la partita col Padova naturalmente, è che bisognava essere molto più concreti, perché l'umiltà poi ti fa essere concreto, e noi concreti siamo stati poco. Questa è una Vicenza che è mancato un po' anche di equilibrio, magari. Faccio riferimento anche a quei tanti calci d'angolo, da cui poi sono partite tante ripartenze del Padova con 3 contro 2, 4 contro 2. E sono state ripartenze per scelte sbagliate. Mi ricordo una palla che stava uscendo e Gimenez ha provato a fare una rovesciata rimettendola in campo e è ripartito un contropiede. Mi ricordo una palla che è uscita dove Zonta ha sbagliato un passaggio e ci sono ripartiti. Sono queste le cose su cui dobbiamo migliorare, nel senso che non sono ripartiti perché eravamo messi male, ma sono ripartiti perché abbiamo fatto delle scelte sbagliate. E questo, ripeto, è quello che viene fuori dalla partita di Padova. Perché poi, se giochi contro determinate squadre che hanno un potenziale offensivo come può avere il Padova, la velocità che ha il potenziale offensivo del Padova, poi ti mettono in difficoltà. Non ho capito il passaggio di Confente del male alla gamba che aveva A un fatto certo prima. punto Sì, no, ma al. hai detto abbiamo deciso, non ho capito. Immagino che l'abbiano deciso in campo. No, no, non l'hanno deciso i giocatori non fanno il contrario di quello che gli dico No, io. appunto. Il campo era veramente brutto, e ci si attacca al fatto che inizia a dire: oh ragazzi, non rischiamo, buttiamola su. È un trovare attenuanti, okay, che ce lo dobbiamo levare, perché poi ripeto, nell'unica circostanza dove Confente ha giocato con le mani un passaggio corto di 10 metri, siamo andati a far gol dall'altra parte, perché poi il nostro modo e le nostre qualità sono quelle. Quindi se io do un'alternativa alla costruzione dal basso, che è, non lo so, giochiamo su Ferro Lunga, parlo sempre dal basso dal portiere, giochiamo su Confente Lunga, giochiamo su Ferro Lunga perché la può tenere e diventa la normalità, no, non va bene, perché la normalità deve essere giocare a pallone. E poi dopo si gioca, se sono in difficoltà una volta, su Ferrari, ma deve essere il contrario.
il 90% provo a giocare, l'1% e il 10% gioco su Ferrari. Senti, guardiamo al futuro, perché certo, poi adesso il Padova è stato, e nel calcio c'è sempre la possibilità di rimediare subito. Si rigioca dopo 3 giorni, farai turnover, c'è qualche giocatore Cavion, per uno a caso, come sta? Cavion ieri ha fatto il primo allenamento col gruppo, lui ha una volontà incredibile e quindi vorrebbe essere a tutti i costi della partita, però ieri ho visto ancora che quella caviglia gli fa male. Solito discorso che vale per Cavion, può valere per Cappelletti, che è in ripresa, però stanno facendo ancora fatica. Ma le difficoltà che ci sono state diverse, e non è un cercare alibi, no? Cioè, se uno valuta, faccio un esempio, la prestazione di Padella la valuta, e giustamente la valuta per quello che è il campo, ma non sa che Padella ha giocato con una costola fratturata. Perché? Perché Cappelletti non è ancora disponibile, perché Belli ha una borsite che non gli permette di essere al 100%, perché Sandon sta rientrando da un'operazione, e quindi la gente che non sa che Padella ha giocato con una costola fratturata al derby col Padova, però bisognerebbe stare qui tutti i giorni a parlare di queste cose. Io dalle 7:30 di questa mattina che sono dentro lo spogliatoio, andrò via stasera alle 8:30, quindi queste dinamiche le conosco tutte. E quando si fa determinate scelte bisogna farle sapendo anche che magari ti possono dare qualcosa sotto un altro punto di vista, ma poi sono sofferenti da un altro, e la parte di questi piccoli infortuni un po' ha disturbato, come può aver disturbato la squalifica di Ronaldo per 4 giornate. Sono giocatori fondamentali, sono giocatori Cavion. Zonta ha giocato dopo che ha fatto 3 giorni di allenamento, era 10 giorni che era a riposo, quindi sono tutte cose che andranno a sistemarsi, e a quel punto diventerà veramente tutto molto più interessante. Durante la partita, sì, torno un attimo indietro, ma solo per una domanda, proprio per quel discorso che riguardava Padella, non ti è magari venuto in mente di dare una mano inserendo un giocatore che magari aveva più caratteristiche difensive, come poteva essere Paglietti sulla fascia, dove abbiamo sofferto molto? Sicuramente Dal Monte non ha fatto la sua miglior prestazione, però da Dal Monte ci si aspetta sempre uno spunto importante. Paglietti non lo abbiamo ancora valutato al 100% perché non abbiamo avuto modo, è una soluzione che posso ragionarci su domani. Però su quel lato lì abbiamo sofferto un giocatore che lo soffrirà il 99% dei difensori di tutto il campionato di Serie C. Cioè, io ho visto la partita del Padova che ha giocato la settimana prima e che ha perso, e Piovanello ha giocato da solo e ha dribblato tutti già contro. Cioè, sono giocatori che per il tipo di difensori che ci sono in questa categoria li soffriranno tutti, perché i difensori veloci e forti fisicamente giocano in altre categorie, perché un difensore che è veloce e forte fisicamente gioca in Serie A. Quindi non è una questione di Padella, di Pasini, di Cappelletti, è una questione che quel tipo di giocatore lì lo soffriranno tutti. È semplice la cosa. Quello che dobbiamo far noi è, di contro, voglio che soffrano tutti Dal Monte, Belic, Bega, Stoppa, quindi dobbiamo anche noi arrivare a far soffrire tutti gli altri difensori, perché abbiamo fatto delle scelte, perché sappiamo che in questa categoria i difensori qualche difficoltà ce l'hanno sotto questo punto di vista. Ecco, se, scusa, proprio Dal Monte, perché è straordinario, l'abbiamo detto 4 giorni prima, è stato ripetuto spesso, stupisce non pervenuto nella partita col Padova. Ti sei chiesto, ti sei dato una risposta? Può essere che il ruolo non sia ancora entrato nelle sue corde, questo dover rientrare troppo spesso? Ti sei dato una risposta? Allora, sotto il punto di vista del ruolo, Dalmo è un
è un ragazzo in questo momento molto felice di fare quello che sta facendo. Io con i giocatori ci parlo tutti i giorni e quindi è molto felice. Lo può fare a destra, lo può fare a sinistra. Queste sono soluzioni che vedremo anche in base agli avversari. Quello su cui deve migliorare Dalmonte forse è la continuità di prestazioni, quello che è sempre stato, tra virgolette, un suo piccolo difetto in carriera. E quindi io dovrò essere bravo a lavorare su questa cosa e a cercare di migliorarlo. Mister, a volte i particolari dicono cose importanti, no? A fine partita ho visto la squadra molto abbattuta per questa sconfitta, addirittura qualcuno mi pare fosse Cataldi uscito in lacrime dopo la partita. Vuol dire che le motivazioni caratteriali forti le Vicenza le aveva. E questo è un dato molto positivo. Resta il fatto però che nell'ultima mezz'ora abbiamo lasciato praticamente giocare solo il Padova, colpa di qualche cambio che lei sperava desse altri risultati, calo sul piano fisico, che spiegazione si può dare? Allora, partiamo dalla prima parte della domanda e naturalmente il rammarico più grande è quello di non aver dato una soddisfazione ai tanti tifosi che avevamo a seguito. Perdendo un derby e perdendo una partita molto importante, però quella famosa strada lunga 38 partite è solamente alla seconda tappa, quindi noi sappiamo i margini di miglioramento che abbiamo e veramente i ragazzi lavorano duro. Quando io non gli faccio i complimenti ma dico che sotto il punto di vista dell'impegno non gli si possa dire niente della partita, è la verità. Poi siamo stati un po' confusionari, non abbiamo giocato, non abbiamo pressato come facciamo di solito. La tensione della partita particolare alla seconda giornata sicuramente si è fatta sentire. Per quanto riguarda i cambi, li ho fatti perché ho ragionato sul fatto che Giacomelli e Stoppa potessero mettere in difficoltà il Padova con la loro rapidità e la loro velocità. Naturalmente Levi un centrocampista, ma stavamo perdendo, Levi un centrocampista e rimani con due centrocampisti e due sottopunta, diventa più complicato. Nel momento in cui volevo intervenire ho dovuto sostituire Freddy Grego per crampi e quindi mi rimaneva solo un cambio e mancando ancora 10 minuti alla fine ho dovuto ragionare un attimo sul fatto che qualcuno potesse rivenirgli crampi, potesse avere altri problemi, insomma, ecco. Ci siamo domani. Turnover che avevo chiesto prima. Ah, il turnover non ho risposto, no, sicuramente. Scusa. Il turnover, la carica che sarà domani. Assolutamente. Il turnover, sicuramente cambierò qualcosina, perché poi oltre a giocare domani rigiochiamo dopo 3 giorni, e quindi qualcosina sicuramente cambierò. Ho qualche... non stravolgerò la squadra, naturalmente, però qualcosina cambierò. Si tratta di far vedere domani a Lecco che da subito che qua si gioca in casa. Sì, però poi dopo noi domani sicuramente ci aspetta una prestazione e voglio vedere quello che non ho visto contro il Padova. Dobbiamo portarci dietro quello di buono e quindi il temperamento, la parte caratteriale, però noi siamo una squadra costruita per fare un certo tipo di calcio e vogliamo creare la nostra identità e domani deve ricrescere questa cosa. E dobbiamo ritornare a correre sotto il punto di vista del risultato. Ecco. Però quello che mi preme di più è che non dobbiamo partire dal risultato. Allora io vi dico una cosa, che a Padova noi, la squadra, ha giocato per il risultato, cioè ha deciso fin da subito che l'importante era il risultato, che naturalmente in una partita è importante, ma è importante come si vuole ottenere il risultato, ok? E noi lo dobbiamo ottenere con le nostre armi,
non possiamo tenerlo con le armi che hanno gli altri, perché se no, se lo vogliamo tenere facendo battaglia, dovevamo prendere 22 Ferrari, ok, 22 animali. Invece, siccome la scelta è stata quella di prendere determinati giocatori, noi dobbiamo fare la partita con le nostre armi. Il risultato è una conseguenza. Noi invece avevamo nella testa solo il risultato, no, noi dobbiamo portare in campo tutto quello che facciamo durante la settimana per poi ottenere risultati. Questa è la cosa importante che chiederò ai ragazzi domani. Se abbiamo parlato poco dell'avversario, in cosa è temibile questo Lecco? Beh, intanto ritrovo un giocatore che a Catania con me ha fatto molto bene, che è un ottimo play, che è Maldonado. Hanno un allenatore in panchina che conosco molto bene, che è Tacchinardi, e che ci siamo anche sentiti qualche volta, quindi che ha una gran voglia di far bene. Hanno una squadra ordinata, però domani dobbiamo pensare a noi. Noi domani dobbiamo essere quelli che fanno il nostro calcio, che fanno la partita, che dobbiamo levare ossigeno a Lecco. Dobbiamo pensare a noi, insomma. Grazie. Prego.